Almeno permettimi di darti la parola su questo articolo 8, no? Perché il tema dei, il tema delle deroghe effettivamente è delicato, perché prima il contratto nazionale poteva tranquillamente prevedere deroghe ai tempi, adesso questo non è più possibile. Mi pare però che siamo tornati, anche se tu non hai risposto direttamente alla mia domanda, ma me l'hai data da solo, estrapolando quello che hai detto, perché... Perché evidentemente Enzo ha confermato che poi tutta questa problematica che ruota intorno alle causali va a impattare con la certezza dell'applicazione di queste norme. Anche la conclusione alla quale siamo arrivati adesso, io vedevo anche le facce un po' perplesse di molti di voi, contando i regimi transitori e le date di decorrenza che prima abbiamo enucleato, farà sì che poi molti imprenditori non andranno appresso a tutta questa complicazione e diranno: vabbè, allora qual è l'unico contratto sul quale non si discute, quello per il quale entro i 12 mesi non devo prevedere delle causali? Benissimo, faccio quello e basta, no? non mi sto a impazzire con le proroghe, i rinnovi che comunque presuppongono da adesso in poi, diciamo così, delle causali, e meno che meno mi sto a mettere nel ginepraio del contratto che potrebbe essere interpretato come infrode della legge, perché magari ho anticipato una cessazione per beneficiare di un regime apparentemente più favorevole. Questo perché? Perché, e qui è la risposta, no? In realtà questo regime di maggiore incertezza, adesso sentiremo poi anche Filippo che vuole intervenire su questo articolo 8, crea necessariamente una difficoltà nell'interpretazione delle norme, che possono a questo punto, debbono a questo punto essere rimesse alla valutazione del magistrato, che mentre in precedenza doveva limitarsi anche lui a contare, adesso invece può capire, può sindacare sul fatto che magari sussistono certi requisiti oppure no. Prego Filippo. Brevemente, perché dobbiamo passare all'assemblea. Sì, benissimo. Abbiamo tempi contingentati. Allora, quindi tralasciamo tutta la parte relativa alle tutele crescenti, modifiche a portare al diritto di dignità. Sull'articolo 8 una semplice battuta. La norma è vero che indica fra le materie il contratto a termine e il contratto di somministrazione. È vero anche che fra le finalità noi abbiamo gli incrementi di competitività, la gestione di crisi aziendali, investimenti e nuove attività. Ma è vero anche che la norma fa riferimento esplicito, e questo è un dato ineludibile, ai vincoli di natura comunitaria, allora comunitaria, e di natura internazionale. Ora, la clausola 5, notissima, impone una misura per impedire l'abuso della reiterazione dei contratti. La clausola 5 dell'accordo legato alla direttiva 70-99 contiene tre misure dissuasive. La prima misura è la presenza di una ragione oggettiva. Noi alternative, sono tre possibili ipotesi. Noi ne abbiamo reintrodotto, perché abbiamo adesso tutte e tre le misure, e abbiamo reintrodotto con il decreto di dignità anche la ragione oggettiva. Quindi, come si può derogare a una norma che ha una protezione anche sovranazionale con una contrattazione di prossimità senza violare il vincolo comunitario? 2. La norma, articolo 8, rimanda anche agli accordi interconfederali, tutti gli accordi interconfederali, in particolare l'accordo del 2011, che peraltro impone limiti alla contrattazione aziendale imposti dalla contrattazione nazionale. Per cui c'è un doppio problema: da una parte c'è il problema della violazione del vincolo sovranazionale, dall'altra parte c'è la necessità di una partecipazione sindacale nell'ambito degli stretti limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, che se prevede la consultazione di tutte le confederazioni stipulanti, aggrava di gran lunga questo procedimento. Grazie. Una piccola replica. Non sono affatto d'accordo, ma non sono proprio affatto d'accordo. E tu hai replicato a me, posso io replicare a te? Però questa è la replica, si impone. Ah, scusate,
Allora, la clausola 5, aveva ragione lui, non la clausola 3, è per prevenire gli abusi in relazione ai rinnovi. Leggiamoci. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, quindi possono, per prevenire gli abusi, sempre nel caso di una successione, quindi qui stiamo dicendo, possono stabilire un contratto iniziale che anziché dei 12 sia dei 24? Sì, primo. Secondo, per prevenire gli abusi, pone tre paletti. Basta però che se ne osservi uno, non che devono essere osservati tutti e tre. E quali sono? Uno, ragioni obiettive. Due, la durata massima totale dei contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, e c'è perché prima era 36 adesso sono 24, il numero dei rinnovi che c'è perché prima erano 5 erano 4. Quindi il fatto di dire le ragioni obiettive possono non esserci, o esserci, non è nessunissima importanza. Quindi dov'è il problema? Semmai io forse mi sarei aspettato più un discorso della violazione della clausola 8, ma lasciamo perdere perché se non l'hai dedotta te, non l'ha dedotta nemmeno io. Ma sicuramente io ritengo che ci sia una piena disponibilità da parte degli agenti contrattuali, seppur nella indicazione che ho ricordato prima io e confermata da Filippo, che non tutti gli accordi sindacali ma soltanto quelli con i determinati requisiti, ma possono tranquillamente farlo perché proprio non c'è nessunissima violazione di nessuna legge comunitaria, perché ribadisco la direttiva 77 del 90, questo enuncia quello che ho indicato. Grazie. Vogliamo sentire Gino Torillo che ci dice su questo punto. E vieni qua un momento. Dai. No, solo sull'articolo 8. Se fosse, no, tanto poi avremo modo di, no, sull'articolo 8, se fosse così come dice Filippo, allora dovremmo ritenere che la norma modificata è lesiva dei principi costituzionali. Cioè, e perché? Perché tu per legittimare, per evitare che l'articolo, che il contratto... La clausola dice uno o più misure. Uno o più misure, quindi sono alternative. No, sono alternative. Perché alternative? Uno più misure, non sono alternative. Allora, dico due parole. La normativa sulla acausalità non è contraria alla direttiva comunitaria perché adotta uno dei limiti. Ok? E quindi la normativa oggi modificata è pacificamente in linea con la normativa comunitaria. Se noi ritenessimo che la normativa comunitaria va interpretata nel senso che devono coesistere i tre limiti, allora dovrebbe essere contraria alla direttiva la stessa legge che ha dato la causalità. E quindi da questo che cosa deriva? Che proprio nello spirito della direttiva comunitaria, nel lasciare lo spazio agli Stati membri di scegliere tra più previsioni, noi prima abbiamo scelto un allargamento sulle causali e mantenuti altri controlli, adesso il legislatore indica tutti e tre, siccome l'articolo 8 consente la deroga peggiorativa e la disponibilità di norme inderogabili per ragioni per ragioni tipizzate dal legislatore, quindi è legittimato il contratto, a questo punto il contratto elimina uno dei tre momenti previsti dal legislatore nazionale rispettandone gli altri due, quindi secondo me è pienamente legittimo nello spirito, perché se no non ne esci fuori secondo me. Però io vorrei osservare questo. Allora, la clausola 5 dice che ci sono tre misure anti-abuso ed è possibile introdurle tutte e tre o una o più di queste misure. Nel momento in cui noi le abbiamo introdotte tutte e tre, non abbiamo violato nulla, abbiamo applicato tutte le tre misure in modo rigoroso, tutte le misure previste dalla clausola 5. Quindi nel momento in cui le abbiamo introdotte, le abbiamo codificate nel nostro sistema, le dobbiamo rispettare. Ma le dobbiamo rispettare. Perché il nostro sistema sistema delle fonti. Il vulnus al sistema dell'inderogabilità è stato codificato dall'articolo 8, quindi noi abbiamo un sistema interno non più controllabile dal sistema comunitario nel quale è possibile a un contratto di prossimità
in presenza di determinate condizioni, come dice Enzo, sviluppare l'occupazione. Io veramente, bella questa idea che hai fatto, a condizione che io prendo il 20 o il 30 e li stabilizzo. Cioè è una cosa, capito, in linea proprio con la norma. Favorisco l'occupazione e derogo a una delle cose che quindi... Quel contratto è, secondo me, adesso ci ripetiamo addosso, questo è un po' là. Esatto, adesso facciamo sentiamo che dice Filippo Giorgi su questo argomento. E poi magari chiudiamo, così facciamo l'assemblea. Velocissimamente, io non sono d'accordo con quello che dice il professor Fiorillo. Secondo me il vizio di fondo, se così si può dire ovviamente, di questo ragionamento sta nella premessa, e cioè che la disciplina preesistente, cioè la disciplina di cui al decreto legislativo 81, sia conforme alla direttiva comunitaria. Certo, se uno parte dalla premessa che sia conforme alla direttiva comunitaria, il suo discorso non fa una grinza, assolutamente. Il problema è che non è così. E perché? Non è così perché, come ricordava Filippo prima, qui... Le prescrizioni che il legislatore comunitario assegna al legislatore nazionale allo scopo per l'appunto di prevenire gli abusi nei rinnovi e nelle proroghe, e anche questo vorrei precisare, la norma parla di rinnovi, ma se voi vi andate a vedere il considerando di cui è la direttiva, in realtà le proroghe sono esattamente parificate al rinnovo, quindi laddove la direttiva parla di rinnovi e proroghe. Allora, ciò premesso, appunto, le prescrizioni sono tre. La prima è la causalità, la seconda è una durata complessiva, la terza un determinato numero di rinnovi. Allora, premesso che si continua a dire questa cosa che non è neanche esatta, che in realtà la legge, la disciplina preesistente attuava i casi B e C, non è vero, attuava solo il caso B, perché in realtà non introduceva un numero massimo di rinnovi, ma introduceva solo un numero massimo di proroghe, quindi di sicuro non era attuativa già della lettera C, ma in realtà non era attuativa neanche della lettera B, perché non prevedeva tu cur una durata massima di contratti a termine tra Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma prevedeva un numero massimo, una durata massima di contratti a termine limitatamente a mansioni di pari livello e categoria legale. Come capite, questo ridimensiona notevolmente nella disciplina nazionale rispetto a quello che era la previsione della direttiva comunitaria, la limitazione nella stipula dei contratti a termine. Ma non finisce qui. Il decreto legislativo 81 introduceva anche un altro ampliamento, e cioè la facoltà per il legislatore nazionale di derogare anche alla durata, come infatti è avvenuto, per il tramite della contrattazione collettiva. Allora, se uno valuta la conformità della normativa preesistente rispetto alla direttiva comunitaria, non può che concludere, come dicevo prima, che in realtà non c'era una attuazione piena della direttiva. Nel momento in cui quindi il legislatore nazionale ci rimette le mani, come ha fatto con il decreto dignità, allo scopo dichiarato o più o meno consapevole, questo non ci interessa, di attuare la disciplina comunitaria, non c'è dubbio che se reintroduce anche la causalità, finalmente attua la direttiva comunitaria, solo oggi la attua per la prima volta. Se noi ipotizzassimo a questo punto che sulla base dell'articolo 8 i contratti collettivi di prossimità possono derogare a questo punto alla disciplina della causalità, inevitabilmente ricadremmo nella violazione della direttiva, come infatti correttamente rilevava all'inizio Filippo. Ma è sotto questo profilo, non sotto il profilo dell'inderogabilità della norma, che qui non c'entra niente, è sotto questo profilo che non è consentito ai contratti di prossimità derogare appunto alla disciplina in materia di causalità. No, ma Filippo, concludo però in una maniera soltanto, scusate.
Il ragionamento che ha fatto Filippo Giorgi, secondo me, non è condivisibile sotto due profili. Primo, bisognerebbe andare a verificare se effettivamente il decreto legislativo 81 del 2015 e quindi le previsioni di contenuto in materia di contratto a tempo determinato siano contrarie effettivamente alla direttiva, e questo ce lo può dire solo e esclusivamente la Corte di Giustizia. Fino allora non ce lo può dire nessuno. Aspetta, no, ma benissimo, allora l'interprete, io chiedo all'interprete che, guardate che allora è violativa anche il decreto legislativo 87, perché il decreto legislativo 87, se tu lo vai a segmentare, ti dà la possibilità della causalità fino a 12 mesi. La causalità interviene solo esclusivamente dopo 12 mesi, e quindi tu, se lo limiti ai 12 mesi, ti dà la possibilità di poter derogare eludendo allora la direttiva. Avete capito che stiamo parlando dell'alternatività della compresenza di questi criteri? Potremmo discutere fino a notte fonda. Io direi che se non ci sono altri interventi